Siamo con Cosimo Terlizzi oggi all'Auditorium De Gennaro, dove viene presentato il suo lavoro industriale. Adesso ci spiegherà che cosa vuol dire il suo film Day. Allora, prima di tutto, benvenuto. Grazie, grazie. Allora, mi spieghi che cos'è questo di questa distribuzione industriale? No, no, nel senso che, come alcuni forse sanno, il mio percorso è di, diciamo, più legato alla realizzazione di opere di videoarte, quindi di un circuito e una modalità di lavoro diversa da quella di lavorare come un film di questa portata, con un grande impiego di forze, di denaro e di professionalità. Quindi per questo lavoro è all'interno di un'industria, che è l'industria del cinema, che è l'industria del cinema italiana, che deve assolutamente crescere, ricrescere, ritornare a, insomma, a dare il meglio di sé, no? Quindi. Lei ha un percorso che è cominciato dal piccolo, poi si è sviluppato nel grande, e al titolo del film ha dato il titolo Day. Sì. Perché proprio Day? Perché sento la necessità che bisogna ristabilire un contatto con il mondo, nel senso che siamo come sappiamo, nell'antica Grecia gli dei erano spesso accomunati, cioè associati a un elemento naturale, no? Quindi l'idea è di osservare meglio intorno a noi, di cogliere quella che è la sacralità del mondo, in questo senso. Quindi gli dei sono da scovare intorno a noi. Io ho dato un'occhiata un po' a quello che sì. È il assunto del film. C'è una specie di contrapposizione fra queste famose lavatrici e questo ulivo. Perché sì. Questa contrapposizione è così forte? Cioè fra la materia fredda, che può essere come quella della lavatrice, invece poi la materia reale, che è quella dell'albero. Sì, intanto beh, la lavatrice poi è quella presa dalla strada, dei ferri vecchi, quindi la deriva della città, la città che lascia tracce industriali, no? Nella campagna che diventa sempre più periferia, no? Quindi l'ulivo, che poi è un albero preso come esempio, è come dire, è quello che rischia l'eradicazione, e quindi è anche una questione di radici, cosa sono le nostre radici, dove noi li mettiamo, le nostre radici in una società che vede l'emancipazione nell'industria o qualcosa che è legata alla terra rurale, quindi c'è questa dicotomia tra l'addio, in realtà poi un addio alla natura, a quello che stiamo vivendo in questi giorni, no? Senti, ci descrivi un po' il film, che cosa succede in questo film? In questo film succede, è un moto di questo, il moto interiore di questo adolescente che sta diventando grande, sta facendo proprio l'età adulta, ed è combattuto perché forse l'emancipazione cosa significa? Forse bisogna andare via, bisogna andare verso la città. E cosa stai lasciando se sei un ragazzo che è abituato a vivere, come ho detto, nel mondo più rurale, no? Quindi ancora legato a una primitività, no? E quindi ecco, è questa cosa qua, sento che staranno odiando il film. Ma invece abbiamo sentito che ci sono state anche delle risate, dei ragazzi stanno partecipando, per cui vuol dire che... Ilarità sul mio film. No, probabilmente sono state delle scene che hanno portato a questo. Senti, grazie. Ma grazie a voi, veramente, grazie. In bocca al lupo per questo primo lavoro, che sia solo il primo. Hai una produzione particolare per questo film? Beh, questo film mi hanno aiutato questi grandi personaggi, queste grandi persone, che sono Lagolino e Riccardo Scamarcio, con Viola Prestieri. Passionali del cinema e dell'arte in generale. Che senso ha la nostra esistenza? Tutta questa intelligenza, che senso ha? Si può sapere che c'hai? Sei sempre pensieroso. Ogni elemento messo in relazione con un altro crea un'armonia. Però non è la faccia da Martino. No? E che faccia ho? Ha la testa rossa. Hai visto? Orribile! Aspetta! Non fare il bambino! Dove sei stato? A Bari. Ma si può sapere che ci vai a fare? Lascia stare, non devo.
in cui i tuoi occhi guardano, è nascosto un Dio. Siamo con le due docenti che oggi hanno accompagnato gli studenti all'Auditorium De Gennaro per la visione del film di Cosimo Terlizzi Dei. Allora, professoressa, ci dà un giudizio su questo film? A me il film è piaciuto moltissimo, anche perché descrive praticamente un percorso evolutivo di un adolescente che è preso tra le sue radici e le sue aspirazioni. Insomma, tenta una mediazione tra questo per trovare una propria identità e quindi realizzare se stesso. In questo c'è questo ulivo che alla fine viene sradicato, che come ha detto il regista rappresenta un po' alcune radici che bisogna tagliare se si vuole andare avanti, insomma. Però io nel complesso con i ragazzi sto portando avanti un progetto di alternanza in cui si occupa scientificamente del problema xylella. Quindi in qualche modo in questa eradicazione della pianta, che nel film aveva tutto un altro significato, ho visto anche un altro significato, cioè ci siamo rifiutati di sradicare delle piante per eradicare una malattia e adesso ci troviamo con un'epidemia. Quindi, se da un punto di vista simbolico è necessario tagliare alcune radici, sradicare alcune piante, se vogliamo crescere, vogliamo andare avanti. Io, come insegnante di scienze, che è come diciamo interessata al dramma, perché ripeto è un dramma xylella, dico anche lì bisogna sradicare quando è necessario per poter mantenere quel patrimonio, come dire, storico, economico, culturale e poter andare avanti nella nostra storia, insomma, anche se con modalità diverse, cioè per poter progredire. Ecco, allora, lei vedo proprio un parallelo. Lei ha dato un punto di vista scientifico, invece adesso con la professoressa cerchiamo di avere un punto di vista artistico. Sì, la professoressa Elia appunto può spiegare tutto questo fenomeno proprio perché stanno portando avanti questo progetto di alternanza sulla xylella. Infatti noi invece stiamo supportando questo progetto da un punto di vista artistico, che è diciamo un'altra prospettiva, però l'obiettivo è sempre la sensibilizzazione, proprio perché anche il regista è un attivista da questo punto di vista, perché è una questione attualissima. Sappiamo tutti che ci sono quotidianamente comunque dei coltivatori, proteste, cioè è un argomento di scottante attualità. Dal punto di vista artistico e audiovisivo, il regista sicuramente ha dato un'interpretazione, ma anche per far parlare, cioè un documentario a volte anche un po' più noioso. Invece, vedere una storia molto bella, il film mi è piaciuto tanto, dove anche se lateralmente si parla di questo argomento, è comunque una maniera per diciamo dare la medicina con lo zucchero, da un certo punto di vista. Quindi alla fine ci rimangono dei dubbi, cioè perché l'arte deve porre comunque dei quesiti, non deve dare delle risposte, poi sarà la scienza o comunque la ricerca a dare una risposta da questo punto di vista. Quindi diciamo, a me è piaciuto tantissimo, infatti sono contenta proprio perché il regista di Bitonto è anche una maniera per parlare di questo argomento in questo territorio che insomma è molto sensibile. Quanto è importante sensibilizzare gli studenti su queste problematiche? Perché poi loro insomma sono quelli che ci porteranno, mi metto anch'io vista l'età, ci porteranno poi più in là. Senta, è importantissimo perché purtroppo nel momento storico in cui siamo la nostra speranza sono i giovani che vanno formati, educati al valore della scienza, perché siamo in una fase purtroppo, devo dirlo, di negazionismo del valore della scienza e del metodo scientifico. Non solo, l'anno scorso un'altra classe ha fatto più o meno lo stesso percorso, ma si sono trasformati i ragazzi in divulgatori scientifici presso gli olivicoltori, presso le associazioni degli olivicoltori. E vi devo dire che veramente hanno riscosso un interesse da parte degli olivicoltori. Pensi che per effetto di un incontro svolto al comune,
al Palazzo Municipale, si è creata una task force per la xylella, per combattere la xylella in sinergia con l'università, cioè con il CNR in realtà, che sta studiando il problema. Quindi i giovani sono la nostra speranza, perché loro, come dire, hanno la possibilità di, sono ancora scevri da una serie di sovrastrutture che legano. Ecco, in questo senso questo film a me è piaciuto molto, proprio perché dice che sono le sovrastrutture che bloccano i genitori, bloccano una nonna, bloccano un'altra generazione. Ma le nuove generazioni non sono bloccate, sono disposte a tagliare ciò che va tagliato nel vecchio e andare avanti. Professoressa, le faccio un'ultima domanda. Mi ha detto che i suoi studenti avevano intenzione di fare una micro intervista al regista. Sì. Ci parla di questo progetto? In realtà appunto noi stiamo collaborando sempre con questa alternanza, perché ci avevano chiesto: possiamo formare, comunque creare un prodotto audiovisivo non prettamente, diciamo, di argomento scientifico, e quindi noi quello che sappiamo fare è magari unire delle immagini anche che i ragazzi dello scientifico avevano comunque realizzato, fotografie, e quindi stiamo raccogliendo tutto questo materiale, e come ciliegina finale abbiamo pensato di organizzare questo evento proprio per includere all'interno di questo progetto audiovisivo l'intervista, la videointervista a Cosimo Terlizzi, proprio per dimostrare che è un argomento attuale che può essere comunque discusso da tanti punti di vista, e quindi noi abbiamo scelto il nostro, ma sempre coordinandolo con un supporto di tipo scientifico. Quindi molto probabilmente poi presenteremo questo progetto alla città, ci saranno comunque... Un evento, organizzeremo sicuramente un evento. Ci tenevo a dire che per esempio i ragazzi dello scorso anno, che hanno fatto alternanza lo scorso anno sulla xylella, alla fine hanno prodotto un testo in cui metaforicamente, insomma, illustrano l'origine dell'olivo fino ad arrivare ai giorni nostri, al dramma della xylella che sta devastando l'olivo. E quindi noi abbiamo consegnato questo testo a loro, al liceo artistico, io cioè nella persona, ecco, tra la scienza e l'arte. Per cui questo testo è stato consegnato a loro per un montaggio, per creare un prodotto audiovisivo che fosse d'impatto, perché il testo era particolare, però richiedeva le loro competenze per poter realizzare un prodotto che fosse d'impatto, e noi speriamo che lo diventi. Poi questa video intervista, voglio dire, tutto contribuisce a creare, come dire, sinergia, e nella sinergia anche un'efficacia maggiore di qualunque intervento.